Buon pomeriggio e ben trovati a tutti voi che anche oggi avete scelto di stare in compagnia di Pausa Caffè, ospitata come sempre dal Cosenza Caffè di Via Pane Bianco. Anche oggi una interessante conversazione, perché qui con me Anna Maria Rende, presidente dell'associazione ALT, associazione lotta tumori. Intanto benvenuta. Benvenuta a te Francesca e benvenuta e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Con lei oggi parliamo di questa importante attività che è quella portata avanti dall'associazione. Abbiamo cercato di parlarne in una location che fosse anche più leggera possibile, perché già parlare di lotta al tumore è un discorso abbastanza oneroso, anche difficile probabilmente. Intanto parliamo di ALT, la mission, le attività. Ci portano il caffè, prima di parlare dell'associazione lo prendiamo e poi prendiamo. Assieme a lei insomma cercheremo di capire quali sono gli obiettivi, la mission, che tipo di attività portate avanti con l'associazione. Come nasce ALT? Allora, ALT significa Associazione Lotta Tumori e nasce da esperienze non tanto positive. Quindi io, che sono una delle fondatrici, abbiamo cercato di creare alcuni servizi che non erano presenti nella nostra città, nel territorio, ma soprattutto in tutta la regione. Noi praticamente parliamo un po' delle nostre sedi, dove siamo a livello di sedi operative. Da pochissimo, quindi da 6 mesi, siamo al 4° piano dell'ospedale Ferrari di Castrovillari per quanto riguarda il territorio del Pollino, ma da oltre 2 anni e mezzo noi siamo all'interno della radioterapia oncologica dell'ospedale Mariano Santo di Cosenza. Addetti da molti, ma ti posso dire Francesca che noi siamo testimoni oculari, è considerato la radioterapia oncologica il più grande polo oncologico che c'è in Calabria, perché confluiscono tutti i pazienti praticamente della regione ma anche fuori dalla regione, e da lì partono tutti i nostri servizi, soprattutto due, quelli tradizionali, quelli storici. Il primo è quello dell'accompagnamento gratuito per la chemioradioterapia. La radioterapia dura dai 30 ai 35 giorni. Noi aiutiamo, e questa è la prima regola che fa parte della nostra mission, le persone che fanno parte della fascia più debole. Quindi persone che sono da sole, scusa l'emozione perché ripenso a delle persone che hanno... È sempre un po'... Sì, è doloroso un po', perché abbiamo incontrato delle persone che addirittura rifiutavano di fare queste cure perché non riuscivano economicamente ad andare per 20, 28 giorni, 30 giorni per curarsi dalla sede, da dove abitavano, all'ospedale. Noi, per chi abita in città, abbiamo il servizio navetta. Per chi abita in città abbiamo il servizio navetta, fuori l'andiamo a prendere, diciamo, nelle varie stazioni di servizio. Diciamo che ALT nasce dall'esigenza di poter farsi supporto per chi non solo deve affrontare una malattia così insidiosa, ma anche affrontare le difficoltà di una terapia. Anche le terapie purtroppo sono invasive, difficili. Esatto, infatti mi allaccio a quello che hai detto Francesca, proprio per questo noi abbiamo creato da circa un anno, grazie alla dottoressa Parise, alla dottoressa Bonadies, un laboratorio psicologico che è un supporto morale non solo per il paziente ma anche per i parenti del paziente. Noi, quando parliamo in alcune zone di questa patologia, solo il nome fa paura, praticamente evoca immagini di superstizione, di scaramanzia, e vi posso dire che rende il malato sempre più solo, ed è per questo che c'è bisogno di questo laboratorio, che è una terapia di gruppo,
noi l'abbiamo fatto per il momento per le donne, però lo stiamo per le donne che si parlano, tolgono fuori tutti i loro pensieri, tutte le loro emozioni. E adesso lo stiamo allargando anche agli uomini e dicevo anche ai familiari dei pazienti. Poi abbiamo anche un terzo servizio, se lo posso dire, però è all'esterno dell'ospedale ed è unico in Calabria, quello dell'ortoterapia. Tutti i pazienti praticamente che vogliono possono diciamo, stare a contatto con la natura tramite degli orti, coltivare sia pazienti e sia volontari. Intanto che tu prendi il caffè, io faccio un attimo il punto di quanto hai detto fino ad ora, quindi tirando le somme, ALT nasce da questa esigenza di supporto ai pazienti, alle famiglie di chi è affetto da una forma tumorale. Avete due presidi, uno a Castrovillari e uno al Mariano Santo, e proprio a proposito del Mariano Santo, di recente, grazie anche ad una collaborazione, correggimi se sbaglio, che avete avviato con l'amministrazione comunale di Cosenza, una bella iniziativa, la donazione di un televisore, sì, giusto? Sì, certo, siamo stati appoggiati dall'amministrazione comunale di Cosenza. Noi avevamo fatto l'8 maggio una cena sociale, tutti i proventi abbiamo comprato praticamente un maxi schermo, una televisione per allietare i minuti, i 5 minuti, i 10 minuti, un'ora di attesa. Alleggerire un po' l'attesa. Alleggerire la cosa. E adesso ci sono anche delle novità a proposito della televisione. Tra l'altro, prima di dire questa novità, appunto voglio ringraziare l'amministrazione di Cosenza, nelle due persone che sono state in tutte le iniziative, i nostri angeli custodi. La dottoressa Rosaria Succurro e il dottore Massimo Bozzo, che è proprio l'assessore della SETA. Tutte e due sono stati i nostri angeli custodi che ci hanno seguito passo passo e ci hanno sempre, come sempre, sostenuto. E adesso da poco è partita anche, a proposito della televisione, stavo dicendo, insieme alla televisione adesso stiamo regalando delle riviste. Noi tempo fa avevamo fatto richiesta ad una casa editrice di Roma, così diciamo, chissà se possiamo dare anche delle riviste, e stiamo distribuendo riviste aggiornate. E l'altra novità è anche la scheda informativa, dove praticamente il paziente ci scrive tutto quello che desidera, i suoi sogni, e noi cerchiamo nel nostro piccolo, leggiamo quelle schede e facciamo più o meno come possiamo, ripeto, nel nostro piccolo come associazione, cerchiamo di provvedere. Riesci a trovare un po' di tempo libero nei tuoi impegni tra associazione, famiglia? È una domanda che mi pongo pure io. Io ho una famiglia molto grande, tra l'altro io sono nonna di 4 nipotini, ho 3 figli, 2 figlie sposate, un ragazzo adolescente e, ripeto, 4 nipotini. E, faccio anche sport. Sì, diciamo che la famiglia, vabbè, viene al primo posto, ma è allo stesso livello dell'associazione, perché i pazienti sono come una nostra famiglia. Insomma, i tuoi nipotini avranno un bel esempio di amore verso il prossimo. Me lo auguro, sì. In tutto questo, quanto è importante il volontariato, le persone che operano all'interno dell'associazione? È importantissimo, perché lì tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12, si alternano ininterrottamente tutti i nostri volontari. Sono soprattutto i nostri ex assistiti, che hanno deciso, dopo 30-35 giorni di radioterapia, di diventare nostri volontari e di dare una parola anche di conforto proprio da una persona che è stata al di là della barriera e che ora è un esempio vivente, che da questa malattia si può guarire. E se posso aggiungere, se mi permetti, sono guariti nelle nostre strutture ospedaliere calabresi, diciamo, e questo lo dico non perché sono di parte, ma perché l'ho visto con solo testimone oculare. Prendi il caffè, altrimenti si fredda. Intanto i nostri telespettatori
racconto di un altro importante passaggio che riguarda l'associazione, ovvero all'arrivo del nuovo vescovo di Cosenza, Monsignor Nole, insomma la prima associazione ad aver avuto il privilegio di interloquire con il vescovo è stata proprio ALT. Sì, infatti quando abbiamo ricevuto la telefonata dal segretario dell'arcivescovo, io sono rimasta col telefono, sono rimasta così, non credevo. Quando siamo andati, cioè, saranno empatiche le mie parole, però una persona straordinariamente umana, ci ha dato tanti consigli, lui ha detto se vi posso dare anche una mano d'aiuto, perché ci ha incoraggiato, andate avanti, so che siete una bella squadra, anche perché il nostro motto è uniti si vince, ha detto mi piace anche il vostro motto perché io mi associo a voi, e con grande sorpresa ha detto che restituirà la visita, voi siete venuti da me, io vengo da voi. C'è da dire che è un momento importante anche perché la vostra è un'associazione di ispirazione cattolica. Sì, la nostra è di ispirazione cattolica, abbiamo anche dei sacerdoti iscritti nella nostra associazione, anche il consulente ecclesiastico che è Don Emanuele, il parroco della comunità cristiana di Serraspiga, che sarà presente pure quel giorno quando a fine dicembre verrà a trovarci l'arcivescovo, il nostro caro arcivescovo. Ne parleremo fra poco di, questa sì. importante, di questo importante appuntamento. E in tutto questo il servizio civile invece è un servizio di cui vi avvalete, insomma, perché poi comunque quando si opera nel sociale, ma soprattutto quando si opera nel sociale in questo ambito, e noi più siamo e meglio è, o no? Sì, io mi allaccio a quello, di nuovo mi allaccio a quello che ha detto Francesca, parole giustissime. Sì, il servizio civile è un supporto, un ausilio che non ci aspettavamo nemmeno noi, perché noi abbiamo partecipato ad un progetto perché l'ospedale Mariano Santo non aveva mai avuto il servizio civile e quindi quando ci hanno comunicato che tramite l'ALT è la prima volta che entra il servizio civile siamo rimasti un po'... questa è stata un'altra delle nostre grandi conquiste, diciamo. Vabbè, diciamo, anche una delle nostre grandi soddisfazioni. E quindi siamo anche una squadra col servizio civile, ci sono 5 ragazzi, insieme a me hanno vinto altre 2 associazioni ospedaliere, 2 sono all'Annunziata e una appunto con noi al Mariano Santo, una e l'altra al Mariano Santo, e io concepisco il tutto come una squadra, anche quando si fa rete sociale siamo una squadra che operiamo per un obiettivo che è quello a favore del sociale. Diciamo che il servizio civile si rivolge a un target ben preciso di età, insomma sono ragazzi davvero giovani, come affrontano l'approccio comunque con persone che hanno tanta sofferenza? Naturalmente ci sono i corsi teorici, che proprio visto che l'azienda ospedaliera fa aggiornamenti praticamente, e ci sono i corsi teorici. Poi ci sono anche i nostri corsi teorici. Adesso sta per partire il secondo corso teorico della ALT, dove potranno partecipare un po' tutti i volontari e non solo. E lì stiamo organizzando con docenti universitari, con giornalisti, con, diciamo, con persone che magari all'inizio era partito per... come un corso teorico per l'ospedaliero e poi abbiamo allargato, questo nel primo corso teorico, e adesso allarga, si parlerà un po' di tutto, sarà un corso a 360 gradi. Parliamo del 21 dicembre, cosa succede? Allora il 21 dicembre arriva il nostro arcivescovo e noi come associazione ci stiamo preparando. Abbiamo già oggi fatto l'albero, poi ci saranno delle sorprese. Abbiamo preparato l'inno, abbiamo preparato un video, tra cui il dischetto lo daremo proprio all'arcivescovo. Tante iniziative che ogni giorno, è da un mese che ci stiamo
lavorando, e molti sacerdoti vogliono sapere ma che sorprese ci sono. No, non lo diciamo neanche, non l'abbiamo detto neanche al nostro consulente ecclesiastico, in modo, se no che sorprese. Ci sarà da aspettare, insomma. Da aspettare. Una riflessione che viene spesso spontanea quando si parla di sociale, quando si parla di lotta ai tumori, ogni giorno dove si trova la spinta per poter affrontare un quotidiano così difficile come volontario? La spinta si trova vedendo un po' la, a tu per tu con la sofferenza. Lì, rimanendo proprio su, io lo chiamo il campo di battaglia, rimanendo lì sul campo di battaglia, e quando le persone con gli occhi non chiedono, molti non chiedono, molti pazienti, allora lì subentriamo noi, perché la prima cosa, quando arrivano appunto le persone che devono fare la cura di radioterapia, ci siamo noi all'ingresso. E ci trovano a noi che magari con una parola di conforto, anche con un semplice sorriso, non c'è bisogno di dire tante, tante parole. E quando vediamo che il paziente ci ringrazia, a noi sembra che non abbiamo fatto nulla, però al paziente sembra che abbiamo fatto tanto. E allora quella è la ricompensa morale, ecco. Forse anche quello è il senso di quella frase di Madre Teresa di Calcutta, insomma, che fa ben capire come non è vero che lo sforzo di uno non può fare, non può dare tanto. Un piccolo contributo da ciascuno può fare davvero un oceano. No? Infatti tante gocce, diceva Madre Teresa di Calcutta, tante gocce fanno un oceano. Sì, è proprio, concordo pienamente con Madre Teresa di Calcutta. Siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere, un tuo ricordo, un episodio che ti ha colpito in particolare nel tuo percorso di volontariato e che quando ci ripensi, insomma, ti dà davvero la motivazione ogni giorno per continuare con ALT e con la tua attività di volontario. Allora, come dicevo prima, noi abbiamo un laboratorio psicologico e lì ci sono tante storie di tante donne. No, mi ha colpito ultimamente una signora che viene da lontano, che ha avuto un vissuto in famiglia incredibile. Ci ha raccontato una storia familiare di violenze. E poi l'ultimo colpo è stato proprio questa malattia. Ci siamo ritrovate con le altre volontarie, un po' che lì piangevamo, perché una cosa di questo genere non mi sarei mai aspettata di ascoltare. E da lì ho capito che dobbiamo fare ancora sempre di più. E che dietro a tante malattie, ancora se ci ripenso un po' mi emoziono. Grande emozione traspare infatti sì, alle sì, tue sì. parole. Dietro ad una sofferenza, ad una malattia, c'è anche un vissuto dietro le spalle, non molto molto drammatico. E allora queste tue parole speriamo possano essere anche da spinta a chi voglia intraprendere un percorso di volontariato, di solidarietà e di amore verso il prossimo. Proprio lapidaria, un appello a chi voglia diventare volontario. Io adesso mi appello al cuore di tutti i telespettatori, e quindi darò del tu. E diventa anche tu un volontario ospedaliero. E vienici a dare una mano di aiuto. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua parola di conforto, abbiamo bisogno del tuo sorriso. Se posso dare anche il numero di telefono. Certo. Telefonate al 320 42 36 482. Mi raccomando, conto su di te. E con questo bell'appello accorato, da cui è davvero venuta fuori grande emozione, ringrazio Anna Maria Rende, presidente dell'associazione ALT, associazione Lotta Tumori, per essere stata con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Alla prossima puntata.